Questo periodo delle riaperture ci sta dando delle gravi distrazioni sociali che apposta ci vengono riversate. Sarà il parlare assillante delle vacanze, saranno i problemi degli Stati Uniti, di qualche esagerazione della polizia americana, razzista, sarà il calcio che ritorna, ma ci vogliono far pensare ad altro, ecco. Invece noi dobbiamo pensare a risolvere le nostre gravi situazioni. Io vedo gente intorno a me quasi orgogliosi di essere i figliastri d'Italia, ancora speranzosi in qualcosa di impossibile, cioè che le istituzioni italiane o addirittura europee ci possano dare una mano. E allora è chiaro che ci siamo infilati in un tunnel senza uscita. Evidentemente la storia non ci ha insegnato niente. E noi continuiamo a ripetere gli errori che i nostri predecessori nati italiani hanno commesso prima di generarci. Errori che prescindono dalle ragioni del nostro degrado e dalle origini del nostro degrado e di questa popolazione che ancora occupa questa parte della penisola italica, nonostante i massacri, le diaspore, gli attentati di ogni genere che da 160 anni ci vengono perpetrati. Ecco perché insisto sulla storia. E non sapere che c'è un pericolo, c'è un buco, quando si cammina si va a finire dentro. Sapendo che c'è il buco, si evita il buco. In poche parole, questa è conoscere la storia. E noi dimostriamo di non conoscerla. Parecchi quasi mi accusano che abbiano un interesse esagerato per la nostra storia della vera patria, le due Sicilie. Ma non è così. Io, proprio perché ho a cuore immensamente i problemi del presente e guardo con trepidazione quelli del futuro, porto avanti i problemi del passato e le conoscenze sul passato, perché non vedo altra strada. Non vedo altra strada. E comprendo che tutti i nostri guai provengono dalla nostra ignoranza della nostra storia di 100-150 anni fa. E allora voglio concludere questa breve conversazione odierna con una frase alquanto paradossale, ma che riassume quello che ho detto prima. Soltanto facendo un passo indietro noi possiamo fare un passo avanti. Pensiamoci e facciamola più presto.